Ma innanzitutto ricordiamo la grande opportunità che viene data alle famiglie meno abbienti, ai lavoratori con un sgravio IRPEF importante. Stiamo parlando di un taglio del cuneo fiscale proprio da quest'anno che arriva fino al 7%. Quindi l'auspicio è che le famiglie possano tornare a investire sulla famiglia e chiaramente anche fuori di casa, perché ricordiamo il settore dell'hotellerie, il settore della ricezione sono un vero e proprio biglietto da visita dell'Italia, quindi sul fronte del turismo, ma anche degli importanti presidi di controllo del territorio, penso ai bar di periferia che grazie a Dio ci sono. Beh, è importante che innanzitutto si faccia anche cultura per quanto riguarda il tema del cibo e la battaglia che legittimamente gli agricoltori italiani assieme a quelli europei hanno compiuto e stanno compiendo nel corso di queste settimane, che ha portato anche le decisioni importanti del governo di un ulteriore sostegno a questo settore che chiaramente è nell'ambito della filiera che arriva poi all'hotellerie e al ricevimento anche dei nostri fino, ai nostri caffè, che sono chiaramente l'ultimo anello della catena, è fondamentale perché il governo possa continuare a lavorare per bene a sostenere una filiera che è lunghissima, che fa dell'Italia uno dei campioni mondiali. Ma noi riteniamo che sia necessario sostenere le famiglie perché le famiglie possano decidere, scegliere di avere dei figli. È chiaro che la risposta alla sua domanda dal nostro punto di vista ha un obiettivo di medio-lungo termine. Per il momento è evidente e necessario che innanzitutto si faccia una scelta di qualità. Forse a volte è stato negli anni precedenti, nei decenni precedenti, si è parlato più di quantità che di qualità. Ora, visto le eccellenze che l'Italia ha e che ci invidiano nel mondo, dobbiamo tornare a guardare alla grande qualità dei prodotti italiani, alla grande qualità dell'offerta di accoglienza italiana. Insomma, siamo a Rimini, la capitale del mondo dell'accoglienza.